La consigliera Bruschi ha sollevato insomma una serie di questioni, si è parlato, o meglio il sindaco ha parlato sui giornali di alcuni progetti, però tutto è caduto nel vuoto, non si capisce bene che cosa è accaduto. Sì, noi è da mesi in realtà che leggiamo periodicamente sul giornale dichiarazioni roboanti del sindaco in cui dice a breve si partirà con i lavori, nel 2022 pettinature, ex rivetti partirà, si farà sicuramente un supermercato di questo e di quest'altro tipo. Poi quando chiediamo chiarimenti, dove sono i progetti, di vedere i dettagli, in Consiglio Comunale puntualmente ci risponde ma no, sono solo delle idee che abbiamo messo sul piatto, ma la situazione è ancora, oggi testuali parole, a uno stato embrionale. Un altro consigliere, Fogliobonda, ha chiesto analogamente chiarimenti sull'ex ospedale e qui il sindaco addirittura ha detto che siamo ancora prima dello stadio embrionale, che non c'è nulla di concreto e l'ha ripetuto più e più volte. Ora, secondo me, questa zona qua, l'area est di Biella, quindi dalle ex pettinature, ex lanificio Rivetti, fino all'ospedale, tutta la zona che corre lungo il Cervo è assolutamente strategica. L'ha dichiarato più volte anche il sindaco. E su quest'area andrebbe fatto un ragionamento non solo tra tutta la maggioranza, tra tutte le forze politiche e coinvolgendo i cittadini, le associazioni, la famosa società civile. Annunci sul giornale, ma di fatto è chiaro che niente si sta muovendo a livello concreto. È quasi 3 anni che governano e mi sembra che quello sia un punto focale su cui deve. Anche la crisi di giunta quindi ha contribuito? Ritengo di sì, non che prima avessero fatto grandi passi, ma ovviamente venendo meno l'assessore ai lavori pubblici, che è uno degli attori principali, viene da sé che su quel fronte, sia nella manutenzione ordinaria, lo vediamo anche su altri temi su cui abbiamo fatto interrogazioni, e sugli interventi straordinari di progettazione, siamo assolutamente fermi. C'è una tensione all'interno dei gruppi della maggioranza che li rende sostanzialmente immobili. Se andiamo avanti così per altri 2 anni, per la città è un problema.